serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale ragazzi. Oggi vi voglio portare un metodo per fare un outfit trasferendo solo il pelo del Bigfoot. Quindi su qualsiasi outfit ragazzi dobbiamo mettere il giubbotto pesca. Ma prima di iniziare, prima che mi dimentico, regà, dovete avere il Bigfoot sbloccato. Ciò vuol dire che il 31 siete dovuti entrare in lobby e averlo sbloccato, ok? Se non l'avete fatto, non ce l'avete. Quindi a questo punto, una volta messo il giubbotto pesca, questo qua, ragazzi, dovete andare a salvarvi l'outfit, sempre nel primo slot o nell'ultimo slot. Come al solito, una volta che abbiamo fatto l'outfit col giubbotto, dovremo andare a pizzicare la tuta da scienziato pazzo. A questo punto ragazzi, una volta indossata la tuta da scienziato pazzo, indovinate un po', non ci resterà altro che andare al cannocchiale. Una volta al cannocchiale, raga, come al solito corriamo verso esso, schiacciamo freccia destra e teniamo premuto il menu interazione. A questo punto ci selezioniamo l'outfit che stiamo facendo e quando ci allontaniamo ragazzi ci metterà la maschera dello scienziato pazzo. A questo punto non ci resterà altro che andarlo a salvare dove vogliamo ragazzi. Io vado qua dal negozio di maschere che è più vicino e mi trovo bene. A questo punto, una volta che abbiamo salvato l'outfit, vi ricordo sempre o nel primo o nell'ultimo slot, perché poi dobbiamo entrare nell'attività merge per passare tutto il pelo, possiamo avviare il lavoro da titano ragazzi. Quindi start, online, attività, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. A questo punto, una volta che stiamo avviando il titano, accettiamo tutto raga e lo avviamo da soli anche tranquillamente. E una volta che saremo in lobby non ci resterà altro che andare da Ammunition. E una volta che siamo qua da Ammunition lo salviamo sempre nel solito slot. Mi raccomando ragazzi, non mi state a rompere le balls dicendo ma io non ho preso l'outfit, come faccio, come non faccio. Non fate raga, a meno che Rockstar lo metterà comprabile, acquistabile, che cazzo ne so. Se non l'avete sbloccato il 31 non si può fare su Next Gen, a meno che non vi fate un determinato merge su Old, ma a noi non ce ne frega un cazzo in questo momento. Quindi a questo punto raga, una volta che siamo rispawnati nella lobby in free mode, il completo sarà così, avremo la maschera o se non c'è la maschera è uguale ragazzi, l'importante è che quando entriamo nel titano ci leva il giubbotto. Quindi ci indossiamo poi il completo da Bigfoot, andiamo su online, avvia attività, preferite ragazzi, a questo punto missioni e profilo basto che vi lascio sempre in descrizione. Regà, a questo punto, quando siamo dentro la lobby, fate entrare un vostro amico, oppure se siete in pubblica aspettate che un cristiano entri nella lobby. A questo punto, quando avete trovato il cristiano o un amico che entra nella lobby, ragazzi, fondamentale, mettete completi salvati, se no non funzionerà. A questo punto, con completi salvati nell'attività e un amico che ci dà una mano o un cristiano a muzzo, ragazzi, avviamo profilo basso. A questo punto sbucheremo nella pre-lobby dove sceglieremo il solito outfit ragazzi, e se avete il completo nel primo slot cliccate una volta a destra, se l'avete salvato nell'ultimo farete una volta a sinistra. Quindi avrete l'outfit così. Una volta che siamo nell'attività ragazzi la quittiamo, e quando spawneremo di nuovo in free mode semplicemente saliamo su un qualsiasi veicolo dei civili ragazzi o anche il nostro, l'importante è che sia una macchina, ma prima dobbiamo diventare membri di un CEO o di un MC ragazzi. A questo punto, quando siamo membri del CEO, saliamo sul veicolo, andiamo su gestione, andiamo su stile ragazzi, switchiamo una volta a sinistra, una volta a destra, quindi lo mettiamo e lo togliamo. Dopodiché scenderemo dalla macchina e a sto punto sbada bam raga, guardate che bomba che è,
passa solo il pelo, ragazzi, è una figata pazzesca. Se poi voi fate anche il glitch nel cannocchiale che vi ho portato ieri, che vi lascerò in descrizione, penso, il completo sarà veramente una bomba. Poi voi sotto potete metterci quello che volete. Ora io l'avevo fatto con un completo che già possedevo, che avevo così, ma potete metterci una felpa, potete farlo con i pantaloncini, cioè potete divertirvi a buggare il pelo come cavolo vi pare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato d'aiuto. Lasciate un like se è stato così, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella di Xavix e niente raga, alla prossima. Sbada bam!